Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Per chi è nuovo del canale, vi do un benvenuto caloroso. Anche per chi non è nuovo, ovviamente benvenuto e ben ritrovato. Cosa troviamo sul canale Smart Video Photography? Ovviamente tanti di voi lo sanno, ma tanti sono nuovi e stanno per cliccare su iscriviti. E vediamo se riesco a interessarvi. Qui troverete come migliorare le foto e i video col vostro smartphone, avete capito bene. Ma non solo, potete anche montare i vostri video in completa mobilità, oppure trasformare le vostre foto in capolavori. Non solo, parleremo di streaming, accessori e chi più ce n'ha più ne metta. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale e ovviamente azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Ma detto questo, tutto questo anticipo perché? Per dirvi cosa tratteremo in questo video. Sappiamo quanto è difficile trasferire una suoneria dal nostro computer al nostro iPhone, anche se ovviamente andando sullo store, si comprano e il gioco è fatto. Ma se vogliamo ovviamente creare una nostra suoneria e importarla da un MP3, sappiamo che non è tanto facile. Io ovviamente ho utilizzato il mio metodo, ce ne sono tanti, chi usa GarageBand, chi usa altri programmi, chi usa la magia. Io ho usato ovviamente un'applicazione che costa molto poco per Mac, ma potete trovarne un analogo ovviamente per Windows, e poi AnyTrans della iMobile per trasferire la nostra suoneria sul nostro iPhone. Abbiamo già visto questa applicazione sul mio canale, molto interessante, e ovviamente se vi interessa andate a acquistare ovviamente l'abbonamento annuale, perché è molto utile per fare backup e per gestire ovviamente i nostri dispositivi e tenerli sempre belli puliti. Con questo andiamo a vedere cosa ho combinato. Non ci resta che andare a scaricare la suoneria che vorremmo utilizzare. Io vado su Safari, semplicemente metto suoneria Natale Paperino. Anche se sbagliate non vi preoccupate, che tanto vi correggerà. Eccola qua la prima. Vi metterò il link in descrizione dove andare a scaricare, cioè il link diretto, perché è un po' un tranelluccio. Siamo andati nella pagina principale già, quindi siamo stati fortunati, se non avete già questo messaggio qua, apparirà sotto la suoneria un tasto dove c'è scritto download blu e andrete in questa pagina. Comunque, scaricate la suoneria e andiamo a sentire. Ok, con questo metodo ovviamente potete fare qualsiasi suoneria, perché a questo punto noi potremmo trasformare nel formato suoneria di iPhone o di iOS, diciamo in generale, qualsiasi MP3. Andiamo a vedere ora come scaricarla. Allora, innanzitutto andiamo sotto, io come ho detto vi metterò il link in descrizione diretto, non faccio altro che dare tasto destro e andare a cliccare su file, scarica file collegato, ok? Ora andiamo qui e ce lo ritroviamo ovviamente all'interno dei download, sentiamo se lui... Ok, è lui. Ora, prossimo passaggio, andiamo a scaricare l'applicazione che ci serve. Scarichiamo l'applicazione, ci catapultiamo sull'Apple Store, scriviamo ringtone, dovrebbe essere la seconda, questa qua, vedete io l'ho già scaricata, ma vi volevo far vedere il costo di questa applicazione che è veramente irrisorio, nero e 16, mi sembra che costi. Allora, eccolo qua. Ok, quindi il costo è veramente irrisorio, ragazzi, per trasformare una suoneria da MP3 in formato ovviamente adatto al nostro iPhone. Quindi, una volta scaricata, ovviamente acquistatela se vi serve, facciamo apri, andiamo a vedere di cosa si tratta. Dunque, l'applicazione è molto semplice, semplicissima, perché vedete non ha nessun comando strano. Ecco, ovviamente la limitazione sta nella lunghezza della suoneria, se non si paga nulla, non si pagano le 16, ovviamente la suoneria finirà prima del dovuto. Innanzitutto questa è il comando per andare a caricare ovviamente l'MP3 che dovrà essere trasformato. Questa è lo slide che ci permette di prendere una porzione del nostro file MP3, quello che vogliamo trasferire ovviamente come suoneria, trasformare come suoneria.
Qui abbiamo il fade in e il fade out. Ecco, una cosa che non mi piace questa del fade in e fade out, perché? Ve lo spiego subito, perché ovviamente la suoneria, quando poi suonerà il vostro telefono, avrà un crescendo, ok, come volume iniziale, e poi diminuirà alla fine della suoneria. Quindi avrete non una suoneria, diciamo un loop continuo, ma un fade all'inizio e un fade alla fine, ok? Quindi se vi piace così bene, a me personalmente non mi piace, perché non mi piace, non si dice, non piace a me personalmente, ragazzi, che italiano, perché piace solamente che sia secco, ok? Quindi ne andrò a disattivare quando lo faremo, faremo il nostro la nostra trasformazione. Qua possiamo utilizzare ovviamente il trasferimento su iTunes, oppure qua possiamo andare a salvare la nostra suoneria in una parte del nostro disco, per poi essere ovviamente importata in Anytrans. Andiamo a caricare la suoneria, andiamo ovviamente qui nel nostro tasto diciamo di caricamento, andiamo in download, eccola qua, ci clicco 2 volte sopra ed eccola qua, andiamo a sentire. Ecco, sentite che il fade all'inizio e il fade alla fine ovviamente smorzano la nostra suoneria. Non c'è un modo per sentire il loop, purtroppo. Io vado a levare tutto, non so se cliccando 2 volte. No. Ok. Questa volta invece senza loop. Senza loop, senza loop, senza fade. Una volta fatto questo, molto semplice, ho detto il programma la possiamo spostare ovviamente dove vogliamo, ok? In che porzione di vogliamo esportare dal nostro file MP3. Una volta fatto questo, andiamo su Save e salviamo il tutto nella memoria del nostro computer. Ok, ecco una cosa che vi raccomando, state attenti, vedete che lui praticamente evidenzia tutto, ok? Quindi noi dobbiamo stare attenti a non cancellare l'estensione del file. Ok, possiamo cancellare e mettere Paperino, buon Natale. Ok, possiamo andare a salvare. Perfetto. Salvato, adesso andiamo a vedere. Ovviamente noi l'abbiamo, io l'ho messa diciamo della scrivania del mio computer, perché tanto va bene così. Adesso invece passiamo ad Anytrans, colleghiamo ovviamente il nostro iPhone dove vogliamo trasferire la suoneria per andare ovviamente a installare la suoneria sul nostro telefono. Ok, siamo pronti per andare a installare la nostra suoneria sull'iPhone 6. Io ovviamente ho pronto Anytrans, come vi ho detto, utilizzerò questo, quindi vado a cliccarci sopra e vado a collegare, ovviamente ho collegato già il mio iPhone, vado nella sezione che riguarda altro, vedete qui, vado a cercare suoneria. Praticamente io dentro suonerie posso andare anche a vedere ovviamente le suonerie che ho installato, non solo quella che sto per installare. Ok, clicchiamo su suonerie, vedete che non ce n'è installata neanche una, andiamo ovviamente a caricare la nostra, come faccio così si andrà a installare sul mio iPhone. Perfetto, finita la procedura, posso andare praticamente a mettere nel mio iPhone, cioè a installare come suoneria, se no che mi serve a niente. Eccolo qua, andiamo in impostazioni, andiamo, io lo cerco perché faccio prima, ovviamente suono, basta cercare suono qua, meno male avevamo l'ultimo aggiornamento, perché aggiornamenti sono tanti, praticamente suoneria. Ok, andiamo, eccolo qua. Come on, dai, dai. Ok, molto facile, avete visto, molto semplice praticamente la procedura, niente di che, ovviamente ce ne sono tante, ok? Di procedure si possono ovviamente fare in tanti modi, questo ovviamente è il sistema che io ho adottato, se ovviamente poi siete d'accordo lo adotterete anche voi. Ragazzi, come tutti i bei video finiscono qui, ovviamente c'è un po' di tosse, ma vabbè, non è niente di che.
Vi ringrazio innanzitutto per aver seguito questo video, sperando fino alla fine, e che sia interessante e che sia utile per voi anche dare uno spunto, ok, come trasferire una suoneria. Io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale Smart Video Photography e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. E se vi va, condividete questo video con i vostri amici, tanto per ovviamente per far crescere il mio canale. Ovviamente sapete che più cresciamo, meglio siamo, più stiamo e più le cose arrivano, sorprese su sorprese. Con questo vi ringrazio, vi auguro buone feste, innanzitutto in anticipo, chissà se ci saranno video prima delle feste, quindi buone feste, buon anno, buon tutto, alla prossima. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dei dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!